Piero Augusto che fu nella Grotta d'Oro, rimase il braccio di Piero Augusto. Com'è l'acqua? È fredda? No, no, credo. È broda. Non credo sia troppo fredda. Allora, prendo la maschera. Potevo prenderla. Ma sai che non me la vanno a fare? Prima tu, se io mi lancio. Oddio, no, quello... Questa è la maschera, me la mettessi al prossimo bagno. Infatti, vero? No, era per vedere che c'era solo. È un po' sporchina però. A me sembra un po' sporca, sì, infatti. Sì, sì. Però non me l'aspettavo, però. Non si vede il fondo. È vero, è vero. Allora bagno niente. Sì, la maschera. Vai. Chi ha la maschera conviene prendere. Non ho preso il boccaglio. Oh. Il boccaglio. Intanto ascolta, no, ma è solo. Ma io adesso non ci voglio. Quando ci vado dopo sono a posto. Adesso scendo, non è che vedi le mie cappone per la vista. Proprio in mezzo alla fronte. Questa viene chiamata la grotta delle barche, perché una volta i vecchi pescatori portavano le barche qua al riparo e li lasciavano qua tutto l'inverno. Ah, per questo messaggio. Come arriva, sei bravo. Qua al fresco il legno si manteneva bene. Il fresco, adesso c'è lo scivolo qua. Dai, vedi. Guardate qua, qua, adesso c'è lo scivolo. Fino a 10 anni fa c'era anche ancora rottama di barche. Una delle poche segnate. Bella però, è grande anche questa. Imboccatura, però non si può entrare, che è tutto scoglio. Fastizza. Vabbè, intanto la vedi, insomma, non è che... Sì. Come c'è via confusione, c'è una grossa fastizia. Anche perché è molto aperta, quindi... È andato, vedi? Un piccolo video. Ciacca, la ciacca.
Ah no, non è... Qui da capoccia. Ma sono loro, sono? No? Ah, non sono. No, sono tutte donne. Poi a cercare loro sono. Questa è bella, eh? Questa è bella, vero? Carina. Ma che bei colori. Tranquillo, guarda qua un che. Siamo senza motore. Qua là era delle persone, quale vedi? Nel video si vedono le persone sott'acqua, pensate. Oh, guarda, guarda. Fate un bagno. Ah, l'ultimo bagno. Guarda che c'è là. Vedi? Bello, guarda. Oh, ma guarda come si vede il fondale, eh? Spettacolare, ragazzi, voi che non volete fare il giro in barca, io ho detto, anche l'avevi detto, facciamo il giro in barca, io ho insistito due giorni, facciamo il giro in barca, e poi sempre con sti sentieri, voi che cavoli, no, sempre, facciamo un'escursione a mezzogiorno, sempre con sti sentieri fissati, allora.